Abbiamo completato il capitolo 19. Col capitolo 19 abbiamo detto si conclude il viaggio di Gesù dalla Galilea a Gerusalemme, perché alla fine del capitolo Gesù entra in Gerusalemme, va nel Tempio e cerca di far pulizia del servizio che viene fatto, che per lui a quanto pare non è per niente un servizio. Non si limita ad essere un servizio, anzi diventa un'occasione per spellare la gente, quindi far diventare il Tempio di Gerusalemme, il luogo nel quale Dio ha deciso di far abitare il suo nome, un ambiente nel quale comportarsi in modo disonesto, come minimo, da quel che dice Gesù, cioè farlo diventare fonte di guadagno, non fonte di un servizio, strumento di un guadagno. E lui su questo non ci sta. Capitolo 20 comincia con un'affermazione di Luca che ci richiama a tutti i 3 anni di vita pubblica di Gesù. Gesù stava insegnando nel Tempio e annunciava al popolo il suo messaggio. Che altro ha fatto in quegli anni se non insegnare e annunciare il Vangelo? Anzitutto, notate, Luca usa 2 verbi per dire quel che Gesù fa. Insegnava è didaskein. Annunciava il Vangelo è eu angelizein. Sono 2 verbi greci, didaskin, didattica, fin da lì, didaskin, evangelizein. Che differenza c'è tra i due? Quando è che parlare di Dio è un didaskein, è un insegnare, e quando è che è un evangelizein, è un evangelizzare, annunciare il Vangelo? Che differenza c'è tra i due? Questo vuol dire per evangelizzare dare il detto all'inconscio. Beh, cioè, ma anche insegnare. Insegnare insegna anche dei comportamenti. Le verità della fede, insegnare i comportamenti, eccetera. La prima fase è apprendere quello che lui ha fatto, e una volta che si è appreso, si diventa poi suoi. Però qui per sé è detto il contrario, perché insegnare è parlare di quello che tocca a noi fare per rispondere al regalo. Evangelizzare è annunciare quel che Dio ha fatto per noi, il regalo che Lui ti mette in mano. Annunciare il Vangelo è annunciare un regalo. Non è mai dire quel che c'è da fare. Quella è la conseguenza. Evangelizzare è far sapere che Dio ti ama e quindi fa questo, questo e questo. Quel che fa Lui. Questo è il Vangelo. E poi utilizzare e ringraziare, quello è la risposta nostra, quello è didaskein, insegnare. Che sono collegati. Cioè, certo che sono collegati, perché l'insegnamento senza il Vangelo diventa moralismo. Tocca a te fare, perché tocca a te salvarti. E la sera è una fregatura dei cani potenti. Perché se toccasse a noi salvarci sarebbe come tirarci su al soffitto tirando sui capelli. Chi prata mo? Al sassoise. Non è il massimo. È vero, non sarebbe una fregatura per tutti, ma evangelizzare senza poi insegnare, cioè senza applicare nella realtà, vorrebbe dire chiacchierare e basta. È una cosa così sterile. Sarebbe una cosa senza. Gesù fa l'uno e l'altro. Però notate, mentre nei mesi impiegati per il lungo viaggio, 10 capitoli sono stati, dal 9 al 19, 10 capitoli c'è chi, fine del 9 fino alla fine del 19, mentre per 10 capitoli durante il viaggio fondamentalmente ha parlato ai discepoli, si è preoccupato di educare i discepoli sia nell'annuncio di quel che Dio fa per noi, sia nel cosa vuol dire accoglierlo, quindi nell'insegnamento, poi nelle conseguenze. A chi sta parlando Gesù nel capitolo 20, nel Tempio? No, al popolo, parla al popolo. La novità è che queste 2 cose le fa api al popolo che è presente a Gerusalemme, che è presente nel Tempio. Ma la domanda è autorizzato a fare una cosa di questo genere Gesù? Che patente può presentare lui per dire io sono autorizzato a? Ecco da qui l'episodio che viene. Perché subito i capi dei sacerdoti, i maestri della legge,
i maestri, cioè quelli che erano patentati per insegnare la legge di Dio al popolo nel Tempio, gli insegnanti ufficiali riconosciuti, insieme con le altre autorità, andarono da lui e gli dissero: tu devi dirci una cosa, che diritto hai di fare quel che fai? Chi ti ha dato l'autorità di agire così, di insegnare pubblicamente in un luogo sacro, nel Tempio di Gerusalemme? Notate, questa domanda dei capi dei sacerdoti, eccetera, la troviamo in tutti e tre i Vangeli sinottici, Matteo, Marco, Luca. Ma negli altri due, Matteo e Marco, è collegata con l'episodio della cacciata dei mercanti dal Tempio. Chi ti autorizza a far questo? A venire qui a ribaltare le regole? Luca divide, sono collegati insieme perché sono uno dopo l'altro, però li divide, cambiando capitolo, sta a dire, qui parlo d'altro, anche se i due episodi sono vicinissimi, sono concomitanti proprio. Perché? Perché a Luca interessa di più in questo caso sottolineare da chi viene l'autorità con la quale Gesù parla. Non è chiara. Solo che Gesù ogni tanto ci trova gusto a prenderli per il naso quelli che gli mettono i bastoni tra le ruote. Mica sempre risponde: oh sì, avete ragione, voi siete tutti belli, buoni e bravi, sono io cattivello. No. Non è il suo stile per niente proprio, né? Difficilmente si dimostra rendevole. Quel che lei le ci tiene, senza litigare, senza, però. E Gesù rispose a loro: voglio farvi anch'io una domanda. Ditemi, Giovanni il Battista, chi lo ha mandato a battezzare? Dio o gli uomini? Ecco, li prende in contropiede. Voi volete sapere con quale autorità io vengo qui e annuncio il Vangelo di Dio e insegno come si fa a non buttarlo via, a utilizzarlo in positivo? Voi volete sapere questo? Con quale autorità faccio questo? E il Battista, che ha mosso masse enormi di persone in questi ultimi anni, ormai sono alcuni mesi che è morto il Battista, che l'hanno ammazzato, però è ancora fresco il ricordo. Quelli allora si consultarono tra loro: se diciamo che Giovanni è stato mandato da Dio, ci chiederà: perché dunque non avete creduto in lui? Che loro sanno come hanno risposto al Battista. Picche. Notate qui, non si parla di farisei stavolta, né? Maestri della legge e sacerdoti. Perché i farisei si erano presentati dal Battista e volevano anche essere battezzati a un certo punto. E sarà il Battista a prenderli per la cravatta, diciamo noi, a tartassarli per bene, razza di vipere, gandisdere, tutte. Loro invece no. Si sono tenuti alla larga per benino. Se invece diciamo che Giovanni è stato mandato dagli uomini, allora il popolo ci ucciderà, perché tutti sono convinti che Giovanni era un profeta. Cioè, riflettono tra di loro e in fondo non detto, ma abbiamo davvero indovinato a fargli questa domanda? Eravamo pronti a controbattere le sue... Non avevano pensato che Gesù non sarebbe caduto nel tranello di rispondere alla domanda, ma che li avrebbe presi in contropiede. Non ci avevano pensato per niente. Qual è il succo di questa riflessione che fanno tra di loro? Si sentono con la coda di paglia. Sanno di non avere le carte in regola. Sanno di essersi comportati con menefreghismo col Battista, come minimo. E questo, a questo punto gli si ritorce contro. Vogliono avere il monopolio dell'insegnamento, ma siete all'altezza di Gesù? Siete davvero all'altezza di avere il monopolio dell'insegnamento? È proprio vero che Dio cerca voi quando vuol far sapere qualcosa al popolo? Siete sicuri che è così? E allora gli rispondono: non lo sappiamo. E Gesù disse a loro: ebbene, in questo caso neanche io vi dirò con quale autorità faccio queste cose. Non venite a menare il can per l'aia, lasciatemi in pace e buonanotte. Io ho diritto di stare qui e basta. È dura, sì? E d'altra parte, quando uno vuol fregarti a tutti i costi, l'unico modo è tappargli la bocca senza offenderlo, fra l'altro, costringendolo a riflettere su se stesso. Dopotutto, aver dovuto riconoscere, anche se non pubblicamente, però tra di loro, che li aveva presi in castagna, non è il massimo, né?
Non è che ne escono orgogliosi del loro comportamento, della loro scelta. Capiscono di aver sbagliato. Ogni tanto nel Vangelo ci sono questi momenti nei quali prende di petto chi gli si mette davanti. Qual è lo scopo? Spingere a riflettere. Perché per lui non è tanto importante il come si pongono in quel momento, ma se attraverso quel fatto in seguito possono rivedere certi atteggiamenti e cambiare atteggiamento, scelta, fare una scelta diversa. Tutto può servire nella vita, né? Per aiutare a capire certe cose, anche certe sventole possono servire delle volte. Siete d'accordo? Può succedere? Non a noi, né? Perché no. Noi siamo superiori a queste cose. Magari, è vero o no?